Ci troviamo ad APR Conference and Expo 2009 con la sede romana e siamo a colloquio con Roberto Terranova, legale rappresentante di Securitali. A lui chiediamo la finalità della vostra partecipazione al nostro evento. Diciamo che è la seconda partecipazione che facciamo a questo tipo di evento, visto che la nostra principale clientela è proprio orientata su aeroporti e giustizia in generale riportata alla videosorveglianza e ai sistemi di controllo checkpoint, il mondo aeroportuale e anche della vigilanza è per noi interessante. Per cui poter presentare alcuni prodotti, nello specifico che abbiamo come esclusiva per l'Italia, abbiamo metal detector, sistemi RGX per il controllo dei bagagli, apparecchiature speciali per il controllo degli esplosivi, quindi sono apparecchiature che difficilmente in altre occasioni è possibile vedere. Venendo a questa APR, a questo evento, abbiamo la possibilità di mostrare queste tecnologie a un pubblico di esperti e qualificati e possibili interessati anche in un eventuale acquisto. Quindi ci è sembrato logico poter partecipare a questo evento. Come ripeto, è la seconda volta che partecipiamo e con piacere, insomma. Benissimo, tra i vostri prodotti di punta, su quale si soffermerebbe? Ma sicuramente il prodotto di punta che trattiamo sono i metal detector per aeroporto, per uso aeroportuale della Garrett. Come Securitali abbiamo l'esclusiva, per cui avendo un prodotto di così alta fascia cerchiamo di imporlo e di proporlo a tutti quelli che seguono settori ad alta sicurezza. Il settore aeroportuale è sicuramente uno dei principali per l'utilizzo dei metal detector. Dopodiché sicuramente ci sono a ruota i sistemi per il rilevamento degli esplosivi e quelli per i raggi X per il controllo dei bagagli. Anche questi prodotti, come ripeto, di nicchia particolari, che però vengono utilizzati sia in ambito della vigilanza, quindi per il controllo, come ripeto, nei checkpoint, ma anche specialmente nel mondo aeroportuale. Oltre a ciò, naturalmente abbiamo anche una divisione in Securitali che si occupa di noleggio. Questa esigenza è stata molto sentita e molto richiesta proprio dai vigilanti, da chi si occupa di vigilanza, perché a copertura di eventi speciali di magari durata di pochi giorni, difficilmente alcune società possono dotarsi di apparecchiature di costo di decine di migliaia di euro, per cui preferiscono rivolgersi a agenzie, a società specializzate che possono garantire sia l'apparecchiatura sia eventualmente gli operatori che possono seguire questo tipo di servizio. Noi abbiamo entrambi. Benissimo, ringraziamo quindi Roberto Terranova e se aveste bisogno di ulteriori informazioni potete contattare direttamente l'azienda. Grazie.